Si dice che tutto il creato è nato così, dal semplice caso, da un qualcosa che tutto ha preso forma dalla casualità di eventi e fatti accaduti nel tempo. Ciò che noi vediamo oggi è tutto frutto di una strana casualità, di conformazioni tettoniche e placche che si sono succedute una dopo l'altra. Ma io lascio perdere queste credenze, proprio perché sono convinto, fortemente convinto, che il caso non esiste. L'Italia è una penisola bagnata dal mare, baciata dal sole ed accarezzata dal vento e dalla neve. Si trova in una posizione ideale, quanto perfetta, per accogliere tutte le bellezze di questo mondo e non credo che sia un semplice caso. Un paragone importante è quello considerato anche nella posizione della nostra Terra, il terzo sasso dal Sole. Questa si trova in una posizione ideale per creare la vita. E voi pensate che tutto questo sia solo frutto del banale caso? Io credo ancora una volta di no. Siamo creati dalla stessa sostanza di chi ha creato tutto questo. La bellezza infinita e sconfinata di uno dei tanti eventi quali ci danno la goduria di poter vedere oggi. Noi possiamo dunque vedere quanto di bello è stato creato attraverso l'esplorazione, la curiosità e anche parole. Attraverso il viaggio. Viaggiare è uno dei fattori della vita e con esso nasce quella voglia dell'essere umano nell'essere nomade per natura. Cerchiamo climi a noi compiacenti, siamo curiosi di conoscere altre culture ed altre situazioni e tutto questo è meraviglioso. Io sono qui per aiutarvi, a modo mio, a vivere il viaggio senza alcuno stress. Immolarsi per nuove avventure è qualcosa di affascinante quanto rigenerativo, per cui il caos e lo stress sono cose a noi viaggiatori sconosciuti in determinati periodi. Attraverso dunque il mio canale Gala Travel cercherò sempre di ottimizzare per voi il viaggio, costi e consigli di alloggio e sistemazione sulla base della classe media. Appunto, la curiosità di conoscere luoghi e persone nuove, questa è stata la forza che mi ha dato anche a realizzare questo video di oggi. Ma presentiamo l'ospite speciale di questo video. Lei è una ragazza di una umiltà e disponibilità spropositata, la quale ha dato linfa vitale a questo canale Gala Travel. Sì, perché proprio quando inventai l'idea di un canale di viaggi, ebbi mezzo mondo contro. A partire proprio dalla mia ex fidanzata, la quale si oppose e fece ogni resistenza contro la creazione di tutto ciò, per questione di pudore. Ma, grazie a Dio, la legge di due pesi e due misure, per cui quando iniziai a vedere sui vari video la modalità di ripresa in occasioni quali ad esempio matrimoni ed eventi, in uno di questo era riportato un'importante sfilata di Miss. Tra le tante ragazze che sfilarono c'era la nostra ospite d'onore, allora felice di conoscerla l'aggiunsi su Instagram, quale ancora il mio canale contava poco più di 50 iscritti. Ebbi così il piacere di scrivere alla nostra Miss e lei gentilmente rispose, il giorno dopo giorno dando comunque credenza e fiducia in me e nel mio operato di questo canale. Così ebbi la facoltà di capire che quanto ciò che stavo facendo non era motivo di pudore per qualcuno, bensì motivo di orgoglio, perché se ero stato preso in seria considerazione da appunto una Miss, evidentemente valevo, contavo, qualcosa nel panorama digitale. Lei è Federica Driusso, giovane promessa nel campo della moda e conduzioni televisive. Il suo sogno è quello di partecipare attivamente in aziende che collaborano e investono con l'estero. Oltre a questo è titolare di innumerevoli vittorie ed attribuzioni quali ad esempio Miss Veneto Beach, arrivata sul podio di Miss Diadora. Insomma, l'avete capito, è una ragazza in gamba che conta e che nonostante sia giovanissima conta davvero tanto. Ora che sapete tutto questo, partiamo a raccontarvi il viaggio che vi posso consigliare di fare per una 3 giorni in Sicilia. Ultima
premessa, ossia quella di ricordarvi che ci sono appunto ben 3 giorni effettivi di viaggio, per cui dovete arrivare già giovedì e, per esempio, ripartire lunedì. In questo video, invece, sono riportate le stesse cose, solo che fatte in giorni e tempi ristretti a causa di lavoro. Ma cercherò di spiegare tutto nel migliore dei modi, infatti questo video si chiamerà Un weekend a Cefalù. Quindi partiamo con il primo giorno. Prendendo in considerazione Federica, che oggi sarà la nostra Alberta Angela del caso, lei è giunta in Sicilia dall'aeroporto più vicino, a Cefalù, ossia quello di Palermo, dove in una sola ora di treno, dalla linea Cefalù Line, è giunta fino a Cefalù. Ma potrete benissimo anche arrivare direttamente in treno da Messina o con le grandi navi veloci dal porto più vicino, che è quello di Termini Imerese. Il comune che servirà come spola è la meravigliosa Cefalù, dove anche vi consiglio di alloggiare. La nostra ospite ha alloggiato presso la casa vacanze Apartment Albatross in Cefalù, per cui se siete un'unica famiglia vi consiglio di trascorrere qui la permanenza. Ma visto che in questa struttura è un solo appartamento, qualora foste un gruppo folto di persone, l'alternativa che vi consiglio è senza dubbio il B&B delle Rose. Entrambi hanno prezzi onesti, in zone quasi centrali del magnifico borgo, quindi trovate il link in descrizione. Una volta sistemato l'alloggio, esplorate la meravigliosa Cefalù. Come sempre vi consiglio di percorrere un giro ad anello, quindi recatevi al centro della città e raggiungerete, passando per le ricche vie di negozi e bar, il Duomo di Cefalù. Pensate che la stessa identica chiesa è presente anche in Africa orientale, costruita sempre da noi italiani nel tempo della colonizzazione in terra d'Africa. Quindi, consumando una granita nella piazza antistante il Duomo, ammirate la cattedrale. Una scelta non casuale dello stile, che appunto è la prima torre che simboleggia il potere della chiesa, è la mitria papale. La seconda torre rappresenta invece il potere temporale del re e della nobiltà. Una volta dentro, alzate la testa ed ammirate al centro dell'abside centrale il dipinto del Cristo Pantocratore. Osserva con i suoi occhi attenti i fedeli che ogni giorno vengono a rendere grazia ed ammirare l'arte del Duomo. Nei registri laterali ed inferiori si susseguono immagini di santi e religiosi. Nella chiesa vennero inoltre costruiti 2 sarcofagi voluti dal re Ruggero II per conservare il suo corpo e quello della moglie. I sarcofagi in porfido si trovano oggi nella cattedrale di Palermo per volontà di Federico II di Svevia, che lì li fece trasferire. L'interno della matrice della chiesa è una vera e propria galleria d'arte. Una volta fuori, continuate il giro recandovi verso il porticciolo, però prima di arrivare fermatevi al bastione di Capo Marchiafava. Si trova a Cefalù, proprio accanto alla chiesa dell'Itria, di fronte alla roccia del comune di Cefalù. Si tratta di un ex elemento difensivo della città, ora trasformata in un belvedere, e da qui si possono godere una splendida vista della costa di Cefalù e del suo faro, la spiaggia ed altro. Per accedervi bisogna solo salire alcuni gradini. Vale la pena visitarlo, anche solo per il panorama. Vi consiglio quindi di percorrere la parte centrale della scogliera, molto suggestiva, quale vi porterà direttamente a Porticciolo. Da questa località potrete cogliere l'occasione di salire sopra il muro Frangiflutti e godervi un momento romantico, oppure fare un bel bagno se siete in estate, nella piccola spiaggetta a guardare la prospettiva della Porta Marina. Infine, sempre della stessa strada, arrivate al lavatoio medievale, bellissima località per vedere come una volta le donne lavavano i panni, direttamente nell'acqua e sulle pietre.
Pomeriggio e la sera vi consiglio di tenervi liberi o, se potete, arrampicatevi con un medio facile trekking alla Rocca di Cefalù. Sempre a Cefalù, anche una seconda location da visitare, ma decisamente fuori mano, è sicuramente il santuario di Gibilmanna, che ho ripreso e realizzato in un altro video che troverete sicuramente qui in descrizione e anche su nei link. Il secondo giorno inizia alla grande, alzatevi presto e fate un'abbondante colazione nei vari bar di Cefalù, perché la colazione in Sicilia è veramente fantastica, specialmente se siete anche in estate, dove potete anche deliziarvi di una buonissima granita. Quindi, dopo aver visitato appunto il giorno prima Cefalù per intero, dove vi consiglio comunque di prendervi un intero giorno per visitarlo, spostatevi in auto se potete, oppure tramite i mezzi pubblici per raggiungere la località di oggi, ossia San Mauro Castelverde. La destinazione finale, ovviamente, San Mauro Castelverde, ma è la Zip Line Sicilia, ovvero un salto nel vuoto di centinaia di metri. Percorriamo dunque la strada provinciale 52, che da Finale di Pollina, in riva al mare, porta quasi all'entroterra sugli alti monti. Ma noi non ci fermiamo subito al centro città, ma bensì all'ingresso del borgo, perché qui si trova il vero motivo per cui noi siamo qua. La Zip Line Sicilia è un'opera di proprietà del comune di San Mauro Castelverde, realizzati con i fondi del CIPE, data in concessione alla Zip Line San Mauro Castelverde società consortile, e si trova a 925 metri di altitudine per una lunghezza della fune di acciaio di 1600 metri con un'altezza massima dal suolo di 300 metri. La Zip Line Madonita è l'unica in Italia ad essere posta quasi a 1000 metri di altitudine ed avere come cornice naturale il mare, con un panorama mozzafiato che va dai 2000 metri delle montagne delle Madonie fino alle cime dei Nebrodi, di fronte allo scenario incantevole di alcune isole Eolie nel Messinese e di Ustica del Palermitano. La Zip Line si trova accanto all'ex convento dei Frati Cappuccini, dove fu Niccolò Agnello nel 1746 suggerì ai principali del popolo di chiamare i Cappuccini per emergervi un convento. Avuto il loro consenso, coinvolse subito il parroco Francesco di San Mauro, allora lettore di Gibilmanna, affinché si mettesse a capo della lodevole impresa, e quindi chiedendo di avere il consenso del capitolo provinciale che si sarebbe celebrato a Catania il 25 novembre del 1746. Oggi di questo monastero, incluso di autentico chiostro, è dimora di un interessante hotel, dove potete soggiornare e deliziarvi con pietanze tipiche siciliane. Noi abbiamo smorzato la fame con un break al bar. La preparazione al salto del vuoto è molto rigida e severa, infatti dovete dapprima pesarvi in modo da stabilire quale carrucola si addice di più al vostro peso. Subito dopo seguite il vestiario, adeguando con imbragature e sicurezza per una breve lezione poi su come posizionarvi durante il volo e su come procedere. Il lancio dista un centinaio di metri dal punto di accoglienza. No. Certo, deve filmare, quindi. No, praticamente guarda il percorso. Vabbè, di qual è il percorso? Eccolo là. Mm-hmm.
La tensione ovviamente è tanta, soprattutto per la mamma di Federica, che lì presente osservava con trepida ansia ogni passo della figlia, sottolineando a tutti quanto lei fosse pazzerella. Ultime preghiere e si vola. Sei pronta? Yes. Vuoi un 3-2-1 o un colpo secco? 3-2-1. Dai. Gambe tese. Ciao mamma. Ciao. 3-2. Durante la discesa si possono raggiungere i 130 km orari per una lunghezza di una fune appunto pari oltre ad 1,5 km. Insomma, tante belle cose. Si può volare sia in un massimo di 2 persone. Una volta arrivati a destinazione, una navetta ben organizzata vi porterà indietro. Il costo all'incirca è di 30 euro. Poi il prezzo può variare se volete ovviamente anche action cam o biglietti al parco avventura delle gole di Tiberio, ma questa è un'altra storia. Hai visto? Bellissimo, eh? Com'è? Ti senti una leonessa? Bellissimo, solo che avevo il vento proprio a favore, non è successo a tutti. E quindi sì, ma all'arrivo tipo non riuscivo più a fermarmi, quindi ho preso tipo una botta all'arrivo. È andata bene. Com'è? È alto, vero? Si vede che è alto. Sì, ah, sì, è bellissimo. Ma andavo velocissima. Infatti avevo pure ad aprire le braccia all'inizio perché ero troppo veloce. Bellissimo. Sì, arriva a 120-130 km orari. Sì, ma sì. Poi infatti ti do il via, 1-2 via lanciato. Ci rimasta magari male. Adesso convinceremo la mamma. Vero, vero. Ora tocca a lei. Ma penso che si può fare addirittura in due le poste, una accanto all'altra. Se hai coraggio, perché non ci... Magari ti viene là. Finita l'esperienza alla zipline, visitiamo il ristorante hotel Il Convento, scambiando 2 chiacchiere con la gestrice che ci prepara dei buon caffè. Cosa volete? A favorire. Come sempre visitiamo il borgo di San Mauro Castelverde, partendo proprio dal piano San Mauro, che oltre al belvedere è anche capolinea dei bus collegati alla stazione ferroviaria di Pollina. Ma prima vi segnaliamo la presenza del centro sportivo di avventura equitrekking, ossia escursione a cavallo. Si trova nella strada che appunto vi porta al centro del borgo. Link in descrizione. Parcheggiata l'auto al piano San Mauro, prendiamo la strada centrale di via Umberto, dove si può entrare a contatto diretto con il borgo stesso, ammirare le sue casette storiche e le chiese che come sempre troviamo purtroppo chiuse. All'ingresso della via Umberto c'è un ufficio del turismo, sempre aperto ed è incluso nella scuola elementare, credo, di San Mauro. Accanto si trova la piazzetta con un bel belvedere a 3 archi, nel centro alcune sculture di artisti locali. Siamo nel comune di San Mauro Castelverde. Tanto per farvi capire dove siamo circa a mezz'ora di strada da Cefalù e a mezz'ora, tre quarti d'ora di strada da Santo Stefano di Camastra, a 2 passi dal borgo più bello d'Italia, che sarebbe il comune di Gangi, che fondamentalmente è qua vicino, alle mie spalle. Sempre in questa vallata che vedete dietro di me, qua, c'è il comune di Castelbuono, famosissima per i suoi bellissimi panettoni a firma di Fiasconaro, i quali sono praticamente esportati in tutto il mondo e vengono prodotti proprio lì.
Siamo in compagnia di Federica Driusso, una carissima amica che ho voluto invitare per questa occasione, per visitare un pochino la Sicilia e farla conoscere anche nei comuni del Veneto dove lei risiede. Continuando la strada ci avviciniamo al cuore del borgo e quindi ci immettiamo sulla via Vittorio Emanuele III, finalmente una via intitolata a questo re, che poverino nella storia è sempre stato escluso. Giunti a Piazza Municipio potrete visitare lo stesso palazzo che la chiesa di San Giorgio. Dai suoi oltre 1000 metri di altitudine, San Mauro Castelverde scruta le isole Eolie e tutta la stoccatena montuosa delle Madonie. Il territorio, che degrada verso il mare, è ricco di boschi, pascoli, oliveti, contribuendo così ad arricchire con le sue produzioni locali il ricco paniere di prodotti tipici del Parco delle Madonie. Questo comune, un po' come tutti i borghi di Sicilia, sono un pochettino soggetti alla spopolazione, per cui tanta gente se ne va. E incrementare quello che può essere i suoi due pregi, ne avrà tanti altri, ma io elenco soltanto quelli, scusatemi, ci sarà anche un po' di sole negli occhi, quindi avrò anche gli occhi chiusi, un po' il vento sulla faccia, però come tutti i borghi soffrono della spopolazione, specialmente dei giovani, per cui aumentare quelle che sono le doti principali di questi bellissimi borghi siciliani, che fra l'altro appunto sono il turismo e l'agricoltura. Se questi due fattori riuscissero a prendere piede, io credo che questi borghi tornerebbero un po' come quelli di una volta, un po' belli, popolosi, ricchi di vita. Per carità, ci sono pure ora, ma forse un po' troppo stagionali. Per cui volevo farvi vedere anche com'è questo borgo nell'autunno, possibilmente poi anche con delle riprese in inverno e tutto quanto. Finita la visita, è giunto per voi il momento di congedarvi, quindi noi proseguiamo il viaggio, ma per voi sarà quello che verrà il terzo ed ultimo giorno, quindi si rientra a Cefalù augurandovi una buona notte. Nel terzo giorno, ovviamente, vi consiglio sempre di fare una abbondante colazione a Cefalù, se alloggiate lì, e in questo fantastico giorno, in Sicilia, è tempo nuovamente di spostarsi da Cefalù e questa volta però andare verso Castellitusa, quindi rimanere un pochino più attaccati al mare rispetto al giorno precedente a San Mauro Castelverde, dove potete comunque arrivarci sia in auto, come stiamo facendo noi, che in comodissimo treno. Costo dell'andata e ritorno e non è superiore ai 15 euro, per cui se andate col treno o con la macchina il costo più o meno è quello. Arrivati a Castellitusa si parte per visitare la mitica Fiumara d'Arte, ma cos'è questa immensa opera? Il progetto del parco di sculture Fiumara d'Arte di Antonio Presti ripercorre idealmente il tracciato del fiume con lo scopo di valorizzare il territorio attraverso l'arte contemporanea. Le opere realizzate a Motta da Fermo si inseriscono nel paesaggio collinare in punti panoramici distanti dal centro abitato. Energia Mediterranea di Antonio Di Palma è un'installazione ambientale in cemento dipinto di azzurro che comunque rivedremo più tardi. Intanto si intraprende quindi, per arrivare in queste location, si intraprende la strada provinciale 174 che da Castellitusa porta al comune di Pettineo. Qui la prima scultura, ossia la materia poteva anche non esistere. Si tratta di un'opera che delinea le forme di qualcosa che poteva anche non esserci materialmente, ma le forme ne delineano quello che appunto poteva essere la materia stessa. Momentaneamente è sottoposta a lavori di miglioramento, come l'abbiamo trovata noi, ma presto sarà fruibile a tutti, al pubblico. Da qui raggiungete il comune di Pettineo, continuando a salire. Merita una visita, nonostante piccolo, a un gran bel borgo, ma noi purtroppo non ci siamo fermati per questioni di tempo. Però ci sono stato altre volte e da qui qualche immagine la farò vedere.
Continuando a salire in direzione Castel di Lucio, oltre ai panorami bellissimi che troverete sempre strada facendo, ci sono anche altre opere dell'artista Antonio Presti, quali ad esempio una curva gettata alle spalle del tempo. Ed arrivati quasi a Castel di Lucio, il famoso labirinto di Arianna. La scultura in cemento, all'interno della quale si può camminare proprio come in un labirinto concentrico, affronta il tema dell'ascesa verso la purezza, grazie al cammino. Il labirinto, recita così il testo della fondazione, è riflessione e spiritualità che deriva da una sorta di maternità, espressa in una dolce concentrico svolgersi di cerchi culminante in un'aspirazione all'alto, ovvero al sublime. Si cammina pensando di fare un percorso preciso, poi ad un tratto ci si smarrisce grazie alla geometria del percorso, ed è allora che il viaggio ha davvero inizio, sino all'arrivo in cui un albero di ulivo non rinnova la vita. L'ingresso invece è un chiaro messaggio alla maternità. Si entra da una porta che richiama l'organo genitale femminile, da cui si viene in vita, come appunto vedete da questa diapositiva. La sensazione è quella di smarrimento, almeno sino a quando non si arriva al centro dell'opera, dove ci sarà appunto l'ascesa liberatoria e di elevazione dell'animo. Il labirinto di Arianna non ha prezzo d'ingresso, si può anche accedere gratuitamente ed è di libera fruizione. Anche per questo è bene che ciascuno tuteli l'opera e contribuisca a mantenerla bella e pulita. Anche gli orari sono liberi. Ricordatevi sempre di chiudere il cancelletto d'ingresso per non far entrare animali. Per quanto riguarda le restanti opere, guardate il video che ho realizzato poco tempo fa a riguardo, ma adesso scendiamo verso il mare per tornare al comune di Pettineo e quindi anche a quello di Motta d'Affermo, che comunque sono due comuni molto vicini, e visitare l'opera cult della Fiumara d'Arte. Arrivati appunto a Motta d'Affermo, un'onda blu che idealmente lega la montagna al mare è un guizzo di energia in mezzo alla natura selvaggia. L'opera, che si esaurisce in poche linee essenziali e si inserisce nella natura contemplandola, è un manto azzurro che risale e poi scende dolcemente e che nelle sue essenzialità sembra un movimento vibrante per uno schizzo di luce cosmica. La scultura non è un monumento nel senso che della verticalità, ha piuttosto un rapporto orizzontale e sinuoso e contatto con la natura. Una grande onda di cemento che, gonfiata dal vento, come un segno d'acqua solidificato sulla montagna. Il sito prescelto per la scultura, Pistaccioli, è una leggera altura del territorio di Motta d'Affermo, un avamposto in quota sul mare e prospiciente agli scavi di Alaesa, le cui coordinate geografiche centrano esattamente la consistenza matematica del 38esimo parallelo. Da qui l'idea di creare, a pochissime centinaia di metri, in linea d'aria ovviamente, una piramide che punta proprio verso questa linea immaginaria. Ma perché una piramide in Sicilia? La piramide del 38esimo parallelo di Mauro Staccioli è alta 30 metri, orientata a nord-ovest e spaccata da una fessura da cui al tramonto penetra la luce. Non sono proprio casuali le coordinate geografiche, è infatti collocata proprio al 38esimo parallelo, bilancia universalmente di due opposti.
La sua corazza di acciaio Corten, in un materiale che con il tempo si ossida fino ad assumere lo stesso colore ferroso della terra da cui sembra nascere, si raffredda al calore del sole. Ed è qui, in quel momento, che l'opera di Mauro Staccioli comincia a parlare ai visitatori, prodotti dalle giunture che si raffreddano, si odono infatti crepitii ed echi, mentre al centro dello spazio si ritrova il percorso a spirale, simbolo di un viaggio iniziatico, e tutto questo lo troviamo all'interno della piramide. Inaugurata nel 2010, la piramide è inclusa in un percorso di bellezza naturale, come quello appunto della Fiumara d'Arte, una delle attrazioni turistiche più importanti della Sicilia, un museo a cielo aperto, d'arte contemporanea che ha dato slancio ad una zona rimasta fuori dalle principali rotte sicule, valorizzando uno splendido paesaggio naturale con i suoi paesi. Infatti siamo a praticamente nei panorami più belli del Parco dei Nebrodi e del Parco delle Madonie, proprio nel mezzo. Da qui scendiamo e andiamo a Castel di Tusa. Dopo ovviamente una giornata intera in visita alla Fiumara d'Arte, è il momento di un aperitivo. In ultima tappa siamo venuti qua a trovare il nostro grande amico Placido Salamone, il quale ha un'azienda che si chiama Casalin Bio, che ci delizierà di alcune bellissime pietanze che prepara nella sua azienda. Quindi andiamo a prendere il resto della troupe e portiamola qui a casa sua, che sì, è un castello. Quale posto migliore per deliziare dei prodotti tipici se non presso la Casalini Bio, che ovviamente ci ha ospitato, con il titolare, nonché amico, Placido Salamone, titolare dell'azienda omonimo. Produce con amore e passione ogni bontà di questa nostra terra, dalle marmellate alle confetture. Infatti ci ha preparato una gran bella accoglienza per far deliziare a Federica, quindi alla nostra miss, e anche alla sua mamma, delle bellezze venete, le nostre bontà tipiche siciliane. Tra un assaggio ed un calice di vino siamo giunti così al tramonto, visto da una delle più belle località, vista a mare ovviamente. È quella appunto dove spicca la Torre del Gusto, come prende il nome la guida di assaggi della Casalini Natural Bio, ed è sita in Castel di Tusa, quindi proprio in riva al mare. Quindi, se non avete ancora visto il mio video su Castel di Tusa, andate a guardarlo. In questa maniera visitate a video le zone dove ho personalmente vissuto momenti felici, gioie che vi consiglio di viverle anche voi. Sulla base del periodo è anche visitabile l'hotel Atelier sul Mare, sempre di proprietà di Antonio Presti, che sarebbe lo stesso scultore che ha composto e creato la Fiumara d'Arte, nel quale si possono fare tour guidati alle stanze, particolarmente arredate in forma artistica, e l'ingresso è gratuito. Invece al Museo ai Piani, l'ingresso al tour guidato, che credo sia intorno a mezzogiorno di ogni sicuramente domenica, e ha un prezzo di ingresso. Insomma, il relax in questa zona e soprattutto di cultura sono alla portata di mano, per cui visitate questi posti con un tour intelligente. La nostra giornata finisce qui. Spero, e speriamo anzi, di esservi stati utili. Per maggiori informazioni continuate a seguirmi e soprattutto contattatemi, perché io sarò molto fiero ed orgoglioso di darvi tutte le indicazioni del caso. Ovviamente seguitemi e contattatemi su tutti i social. Da qui vi do appuntamento a domani, ossia lunedì, giorno in cui la nostra miss tornerà in Veneto per la vita quotidiana. Prima di salutarci, una carrellata di ricordi e soprattutto ultimi saluti per un ulteriore appuntamento a Dio piacendo. Grazie per avermi seguito fin qui. Sicuramente questo video ne farò tanti altri, decisamente più corti e specifici, e colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste, e ringrazio ancora una volta Federica per avermi dato l'opportunità di conoscerci meglio.
che gran giro che siamo sparati oggi, veramente. Circa 300 km fatti in 6 ore. Sono stanche. Vabbè, non siete stanche però, vero? Ah, quando mai? Arzille! Mitica, mitica Carocero, che ci ha fatto vedere queste cose stupende. Grazie, Carocero. Ah, per così poco, veramente, bellissimo. Per così poco. Anzi, grazie a voi che avete camminato così tanto, perché non è da tutti, eh? Cioè, arrivare ma da non lì. Conosci le pazze veneziane. Ah, vero, vero. Da lì, arrivare lì, fino a qui, sì, fino a lì. Fino a lì, fino a lì. Tutto bellissimo. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo. Vero, a parte lui ci aspetta, quindi andiamo. Va bene, vacanza finita, ci vediamo ora dove? A Caorle. A Caorle, quando? Magico, a dicembre, metà dicembre. Mi raccomando. Caorle Wonderland, mi raccomando. E se lo dice lei, voi a voi. Veneti Doc. Veneti Doc. Ciao.